Inquestabile esce il colpo gobbo a Foligno con una prestazione all'insegna del tutti dietro a difendere, col catenaccio, con il solo assedio in avanti, poi una cenere di centrocampo con 5 uomini e 4 difensori. Riesce a portare a casa una vittoria importante che in chiave salvezza, ovviamente l'opera va completata domenica prossima con il derby contro la Paganese del Cino Capuano. Andiamo subito alle azioni salienti della gara, si parte subito con la pressione dei padroni di casa del Foligno al sesto, combinazione Turchi Furiani, conclusione di quest'ultimo con la palla di poco a lato. Al quindicesimo ci prova Furiani, che prova ad imbeccare De Paola, ma l'attaccante Falchetto tutto solo davanti a Soviro cerca malamente la conclusione. Al diciottesimo si fa vedere la Juve Stabia di Costantini con Vice Domini della destra che salta un avversario, pesca Rinaldi nell'occasione in aria, che però non riesce ad indirizzare verso la porta difesa da Conti. Al venticinquesimo gara che inizia ad incattivirsi per un intervento killer di Gentino Turchi su Vice Domini, con l'abito che però lascia continuare con Vice Domini che resta a terra davanti e poi rientrare in campo. 5 minuti più tardi il vantaggio, il gol partito della Juve Stabia che nasce proprio dai piedi di Carlo Vice Domini, che batte il calcio d'angolo, Marino di testa indietro inizia rete con la palla che entra sotto la traversa beffando l'estremo difensore umbro Conti. Si va al riposo sul 1-0 per la Juve Stabia con i cartellini gialli che fioccano a raffica soprattutto in casa di Juve Stabia. Ripresa che si apre con l'uscita di Soviero dopo due minuti di gara, al suo posto entra Della Corte, proprio il portiere sarà decisivo in più di un'occasione e poi vediamo anche il perché. Al quinto il Foligno si rende pericoloso con Pencelli che crossa a basso verso il centro, ma è bravo D'Ambrosio a rinviare quasi sulla linea. Al nono cross di Coresi su punizione svetta Buscaroli, palla che però ne finisce fuori. Al ventesimo azione manovrata e veloce di Signori che serve Turchi, l'attaccante Piattozzuro prova ad incrociare ma para Della Corte. Al ventiduesimo calcio d'angolo per il Foligno, Buscaroli prova a superare Della Corte ma sulla linea salva Vice Domini. Un gol già fatto. Al ventitresimo conclusione di De Paola e qui grande intervento di Della Corte che respinge come può. Il potere poi si esalta e si ripete anche al ventottesimo, superandosi nell'intervento ravvicinato del capitano Gregori con la parata con entrambe le mani, dicendo no all'1-1 del Foligno. Al trentesimo inserimento a sorpresa di Mineo con traversone, il centrocampista va ad incrociare il pallone che finisce però di poco sul fondo, con la Vestabia che spiega il gol della tranquillità del 2-0. Poi si va alle battute finali, ai 5 minuti di recupero con l'ultima azione pericolosa al 48esimo con una punizione calciata dal nuovo entrato Sciani del Foligno. De Paola fa da sponda verso il centro, Marinaldi si salva mettendo il pallone in corner. Quindi finisce qui dopo 4 minuti di sofferenza la gara che tra Foligno e Juve Stabia, con le Vespe che sbancano lo stadio di blasone di Foligno e tornano alla vittoria dopo due gare e cominciano a sperare anche nella salvezza diretta, visto anche lo scivolone del Potenza Taranto.